Adesso, prima del break che avremo fra 5 minuti, io vorrei che Andrea Barchesi, Andrea ha un approccio ormai da tanti anni perché Reputation Manager è nata nel 2004, quindi stiamo parlando veramente quasi degli albori di tutti questi fenomeni. E, anzi, molte cose non erano assolutamente nate. Ha un approccio scientifico all'analisi dei dati su internet, quindi all'analisi della reputazione, poi c'è anche tutto un lavoro di consulenza. In questo periodo ha studiato gli approcci di comunicazione che ci sono stati e non è facile perché veramente sono state scelte molto diverse da parte delle aziende. Cosa è venuto fuori nel periodo ovviamente del lockdown? Ma sostanzialmente è venuto fuori che sono stati tutti colti di sorpresa, quindi un po' come un colpo da capo iniziale in cui le aziende stesse non sapevano come muoversi, per il semplice fatto che non c'era pregresso, quindi ci siamo trovati per la prima volta di fronte a una situazione non mappata, per cui tutto quello che c'era scritto nei libri non valeva. Gli approcci sostanzialmente sono stati di vario tipo e si differenziavano nel mercato anche in funzione dell'azienda stessa. Chiaramente un'azienda B2B non può avere lo stesso approccio di un'azienda B2C verso i clienti e verso i business. Di conseguenza, nella pratica abbiamo visto varie tipologie di approccio. Il primo era quello puramente informativo, in cui l'azienda tendeva a dare informazioni sul Covid. Questo ovviamente è più sconsigliato, non perché non bisogna informare, ma non bisogna collegare a doppio filo il brand semplicemente. Altri approcci più evoluti sono stati quelli di, tra virgolette, abbracciare i valori. Abbracciare i valori significa che, come ad esempio nel caso di Poste, hanno fatto una campagna in cui abbracciavano le regole sociali, la solidarietà. Quindi hanno fatto una campagna in cui non parlavano di loro stessi, ma parlavano alla popolazione. Quindi si è creata una comunicazione più calda, più coinvolgente e più presente fino alle singole persone. Un altro esempio virtuoso è stato quello della call to action, quindi la terza tipologia, dopo l'informativo e dopo l'abbraccio sociale, è quella invece diciamo, della call to action, tipo Esselunga, aiutateci ad aiutarvi. Di conseguenza, quindi, l'azienda stessa si mette con grande trasparenza, qui riprendo anche alcuni dei temi citati da Luca. Si mette dentro la comunità con grande trasparenza e richiede aiuto, come un elemento della comunità stessa. Aiutateci ad aiutarvi. Di conseguenza, quindi, hanno avuto un approccio partecipativo dall'interno della comunità ed è stato molto premiante. Infine, vi sono stati altri due approcci: un approccio più adatto alle aziende B2B, come ad esempio il caso di Snam, molto virtuoso, in cui sostanzialmente si è data una comunicazione di consistenza. L'azienda B2B, la corporate B2B, deve dire ci sono, ci siamo stabili e siamo al vostro servizio, perché questa è una delle criticità del Covid è stata proprio la discontinuità di servizio. Quindi c'è stato, come sappiamo tutti, all'inizio lo shock della domanda, qui è seguito lo shock dell'offerta. Quindi, come Snam, ad esempio, ha dato rassicurazione sia interna ai suoi dipendenti, dimostrando subito di aver messo tutti smart work, grande efficienza, flessibilità, e successivamente quindi abbracciando anche un paradigma di solidità di fronte all'emergenza. L'ultimo approccio è con una compagnia aerea che mi ha particolarmente colpito, in cui, e questo apre un tema, la leadership, la nuova leadership entra in gioco. Quindi l'ultimo approccio può essere ribattezzato come all-in, in cui il leader entra, si mette in gioco di persona, ci mette la faccia e dice siamo in difficoltà, noi vorremmo volare ma non possiamo farlo per la vostra sicurezza, per la sicurezza di quelli che lavorano con noi, lo facciamo con passione, appena le condizioni riterranno possibile torneremo a volare assieme, abbiate cura di voi. È un approccio molto forte che apre il tema della nuova leadership, in cui l'Italia in questo momento di smarrimento ha cercato leadership sia politica che sociale. I nuovi leader, i nuovi imprenditori, i nuovi amministratori delegati hanno uno spazio importante per essere le nuove figure di riferimento della società e veicolare quindi dei valori importanti. Ecco, fra poco parleremo anche di questo. Ora un breve break, ci rivediamo qui al Milano Marketing Festival.
Bentornati al Milano Marketing Festival. Stiamo parlando delle nuove strategie per parlare ai consumatori in un'epoca post-Covid. Andrea Barchesi, stavamo parlando invece con te sulle figure che sono riuscite ad emergere in positivo e in negativo in questo periodo. Di politici, manager, ne hai già parlato, ci sono stati parecchi virologi, immunologi. Qual è stato, secondo te, il risultato? Ma il risultato è stato abbastanza complesso, nel senso abbiamo visto come sono nati dei nuovi influencer, i virologi ad esempio, in cui si è purtroppo confuso la capacità accademica con la capacità mediatica. E questo ha generato anche, abbiamo visto, non poche crisi a livello sociale, a livello politico, con delle ripercussioni. Ci siamo resi conto del vero potere dell'influenza. In un momento di smarrimento, tutta la popolazione era alla ricerca di una guida e questa è stata in parte appaltata dalla politica e in parte appaltata dal settore medico, però senza gli opportuni filtri. Ci sono state delle discussioni anche abbastanza inquietanti in cui c'erano virologi e attori che discutevano assieme quasi alla pari della tematica. Di conseguenza quindi capite come manca anche un po' una regolamentazione, manca un po' un'ottica, un peso, una specie di deontologia in questa nuova area di influenza. Il problema chiave è anche che questi soggetti non erano facilmente coordinabili e si sono mescolati anche moltissimi soggetti improvvisati che hanno fatto delle campagne mediatiche assolutamente dannose, in cui dicevano ad esempio che il coronavirus non esisteva, oppure sostanzialmente che era frutto di fake news e così via. Credo si sia aperta una falla enorme anche all'interno dei social network, in cui moltissime false informazioni, moltissime viralità si sono innescate e hanno creato moltissimo attrito, che ha reso ancora più complicata, tra virgolette, l'azione politica governativa. Non da ultimo abbiamo visto crescere in rete una forma di odio, un'ansia latente che diventava molto rapidamente odio feroce. L'abbiamo visto prima contro i runner, che erano diventati il nemico pubblico numero uno, successivamente verso quelli che uscivano. Poi si è catalizzata verso la Lombardia, tutto questo odio identificati come praticamente gli untori d'Italia, nonché dell'Europa. Ci sono stati moltissimi errori di comunicazione. A livello internazionale, poi l'Italia, per ovvi motivi, in questo caso diciamo non è uscita particolarmente bene. È cambiato qualcosa nel frattempo? Anche perché, voglio dire, i casi peggiori a questo punto sono in altre parti del mondo. Sì, alla base c'è un concetto fondamentale che ad esempio i nostri politici all'inizio non hanno compreso. Siamo abituati a parlare alla nazione o al nostro gruppo elettorale, non considerando che i social network, internet, il web in generale, in realtà è sempre pubblico. Di conseguenza, quindi, qualsiasi comunicazione noi vogliamo effettuare, dobbiamo considerare che verrà vista da tutto il mondo. Pensiamo alla mascherina di Fontana, nella sua famosa comunicazione di social, su Facebook, in una diretta, in cui si è messo la mascherina e di fatto ha dichiarato la Lombardia regione chiusa. Questa immagine ha fatto il giro del mondo, ha fatto il giro. Di conseguenza, quindi, non stai parlando con i lombardi, non stai parlando al massimo con l'Italia, ma hai gli occhi del mondo addosso. Quindi è una cosa da comprendere. Dobbiamo cominciare a pensare alla comunicazione dell'Italia anche quando stiamo parlando tra noi. L'Italia è stata additata come l'untore dell'Europa e del mondo, paradossalmente addirittura la Cina stessa ci negava poi l'accesso nei suoi territori, ma il punto chiave è la percezione. Questa cosa ha creato un effetto domino terrificante, associando un'immagine estremamente negativa all'immagine dell'Italia, creando ovviamente un grosso problema a livello turistico, prontamente cavalcato dalle altre nazioni. Saper gestire la comunicazione di crisi significa avere molti meno problemi dopo. In questo momento il turismo dell'Italia è in ginocchio, non solo per ragioni logistiche, ma anche a causa dell'immagine che si è generata. Che cosa è cambiato? Chiaramente adesso con l'esempio degli Stati Uniti
e anche dell'America del Sud, ci si è resi conto che non era forse così facile come si stava raccontando. E l'Italia stessa forse ha peccato di eccessiva onestà, eccessivo rigore, ed è stata purtroppo la prima ad affrontare questo problema. Tutti gli altri ci sono caduti. A livello psicologico, però, per il privacy effect ci si ricorda la prima, non si ricorda facilmente l'ultimo. Quindi la situazione chiaramente è in sovrascrittura, è in miglioramento, ma questo effetto psicologico, che è una sorta di scorciatoia psicologica su cui l'essere umano ragiona, ha ormai cristallizzato parte di questo retropensiero, catalogando l'Italia come un paese non sicuro. La strada in salita sarà lunga, il recupero è fattibile, non dobbiamo più commettere errori di questo tipo e considerare sempre come la comunicazione, anche internossi, in realtà è una comunicazione che viene ascoltata da tutto il mondo, soprattutto dai nostri competitor in vari ambiti commerciali. Quali sono le direttive che si dovrebbero seguire d'ora in poi in questa ripresa e successivamente, in termini ovviamente di comunicazione, per far crescere la reputazione online? Ma allora, sostanzialmente, in un momento di smarrimento è l'identità e la percezione che guida qualsiasi scelta. Facendo un passo indietro, ricollegandomi anche all'esempio di prima, cioè come rilanciare ad esempio l'immagine dell'Italia, io credo che serva un'operazione capillare. Ogni singola provincia deve cominciare a mettere, non in lingua italiana, ma nelle varie lingue straniere a target, tutta una serie di contenuti premium riguardo alle loro bellezze. Quindi non un'operazione a un'unica regia on top, ma un'operazione in cui ogni singola provincia comincia a fare un database di immagini ad alta risoluzione, testi, video e così via, e metta in rete non solo nei social ma anche blog, forum e così via. Dobbiamo cominciare a pensare alla rete come un'orchestra. I social network sono importantissimi, rappresentano una parte della questione, non rappresentano una parte tra virgolette stabile, persistente. Qualsiasi cosa noi scriviamo sui social network è importante, ma è un po' come la prima marcia in accelerazione di un'auto. Quello che abbiamo scritto nei social network a distanza di un giorno, due giorni, una settimana scorre. Quello che noi scriviamo su Wikipedia resta, quello che noi scriviamo sul forum, sul travel blog e così via resta per sempre. Quindi noi dobbiamo avere un'operazione sinergica. Questo si riallaccia alla domanda. Di conseguenza, quindi, la nuova comunicazione deve essere una comunicazione molto più centrata sull'essenziale, molto più centrata sulla partecipazione sociale, molto più reputazionale. In questo momento la scelta viene fatta in base alla percezione che c'è un brand. In uno dei meeting precedenti che avete fatto, oggi si parlava del valore del brand. Brand e reputazione sono collegati, strettamente collegati. Di conseguenza, quindi, bisogna accrescere il valore reputazionale, riscoprendo anche tutto il valore del soggetto brand, tutto il valore del prodotto, del servizio, anche storico. Quindi va fatta una narrazione, va fatta una circolarità che riabbracci storytelling, che riabbracci un mondo digitale, che riabbracci social network e che abbracci l'ingegneria reputazionale. È arrivato il momento di progettare la reputazione, non comunicare, ma comunicare in modo che venga fuori un disegno stratificato, progettato, consistente, reputazionale, e quindi riuscire a riposizionarci a tutti i livelli. È importantissimo, abbiamo visto l'analisi sulla reputazione, quindi il lavoro, anche la vostra, in questo momento è cambiata, cioè c'è stata un'analisi di dati differente rispetto al passato, visto che comunque un po' tutto era cambiato e forse sta tornando come prima, ecco. L'intelligence strutturalmente è la stessa, quello che cambia è cosa ci chiedono di comprendere. L'intelligence, lo dico per i non addetti al settore, significa comprendere tutto quello che viene detto nei social media, nel web, in ogni canale, in ogni istante riguardo ad un oggetto.
per essere pratici, stanno dettando magari su Milano, sulla regione Lombardia, magari su un'azienda o su un amministratore delegato, su un leader o su un virologo. Significa quindi avere dalla rete un segnale che ci dica esattamente qual è lo stato d'animo, qual è la percezione. Noi in questo periodo abbiamo registrato una pulsione, come dicevo prima, come ho accennato, molto pericolosa di rabbia, di incertezza. Sta montando una grande insicurezza, soprattutto sulle tematiche del lavoro. Vanno date quindi le risposte alla società. Questa società chiede senza chiedere. Nel senso, per essere pratici, dall'intelligence noi riusciamo a comprendere dall'utilizzo di verbi, dall'utilizzo delle immagini, dalla tipologia di scontro, dal livello di emotività che c'è nei singoli commenti su qualsiasi tema, riusciamo a capire quali sono le esigenze latenti della società. E ci rendiamo conto, ad esempio, di come la parte sanitaria adesso ha ceduto il passo al lavoro. Il lavoro è la prima preoccupazione degli italiani, assieme alla sicurezza fisica. Di conseguenza, quindi, in questo momento, chiunque deve approcciarsi alla popolazione, ai suoi clienti, deve tenere conto di questa fluttuazione. Quindi l'intelligence è fondamentale, perché a differenza della ricerca di mercato, la ricerca di mercato ha dei periodi mediamente lunghi. L'intelligence dà dei risultati quotidiani. Ad esempio, quando lavoriamo nella politica, noi siamo in grado di dire a distanza di poche ore come è andata una singola trasmissione, come è andato un accadimento, come è stato preso il fatto. Non trascuriamo che vi sono dei fenomeni molto forti che si stanno strutturando. Quando parliamo quindi di ansia e di rabbia, pensate bene che anche il fenomeno adesso sui black è un fenomeno molto collegato a quest'ansia che si è caricata come una molla, alla rabbia sociale che si è caricata. Di conseguenza tutti i vari disordini che stiamo vedendo, tutte le varie tensioni sociali, non sono altro che una sorta di valvola di sfogo di un'ansia in realtà che deriva da altre forme di pressione, tra cui il lavoro, tra cui il Covid, l'insicurezza e così via. Lì è stato solo un pretesto, come lo è stato per altri casi. L'intelligence consente di andare a vedere dietro le quinte che cosa sta accadendo e capire un fenomeno, come sta maturando e quali sono le corde sottostanti che lo stanno alimentando. Per cui andrebbero disinnescate le corde, non gli effetti. Per disinnescare questi effetti bisogna andare prima di tutto a disinnescarne le cause più profonde. E l'intelligence in questo è fondamentale ed è un mestiere estremamente complesso, qui richiede molta formazione e anche su questo forse l'Italia dovrebbe alimentare maggiormente la disciplina. Grazie, molte grazie ai nostri ospiti Luca Lamesa, Andrea Barchesi. Termina qui questo incontro del Milano Marketing Festival che proseguirà questo pomeriggio. Buona giornata.